Ci sono anche le foto, che fortuna. È sparito. È come ho fatto come Ciuscasella, sono riuscito a farlo sparire. No, poi a loro due. Sì, sì, tranquilli, tranquilli. Bene. No, veramente grazie, grazie, grazie di cuore. Ah, Eva, loro sono di casa, non è che, sì, Rosa, sai com'è. Allora, l'ultima canzone, non so, avete visto, abbiamo raccontato Don Mario, abbiamo raccontato il periodo della guerra, abbiamo raccontato Imi, e Mao ha scritto delle cose vere, la guerra fa male, faceva male nel 40, fa male oggi, abbiamo visto, quindi... La musica, le parole delle canzoni rimangono sempre attuali. Sta a noi cercare di tirare fuori il meglio da quello che ascoltiamo. E se vogliamo possiamo anche farci una coscienza, se vogliamo. Io ho le foto, sono a posto sul libro. Detto questo, la prossima canzone è una canzone un po' nostra, nel senso che racconta di un episodio accaduto il 2 febbraio del 45 ad Arcore, nota località a voi conosciuta perché abita mio cugino, Berlusconi, cioè subito, mio cugino abita ad Arcore. E in quell'occasione al campo volo dei giovani mercatesi cercarono di fermare un po' quello che era la fuga nazista dal nord Italia. Naturalmente furono presi, ci fu una rappresaglia e sei giovani vennero trucidati. Sulle parole scritte, perché è una poesia, un testo, veramente è una cosa molto molto profonda, scritta da questa signora Mattavelli, noi abbiamo messo la musica e ci abbiamo fatto questa canzone. I nostri concittadini, i nostri giovani, sono i giovani di tutti, sono i giovani di allora e sono i giovani di oggi. Sentire che sotto i bombardamenti sono morti i bambini, ti prende insomma, no? Quindi è vero, abbiamo vissuto, non l'abbiamo vissuto perché non c'eravamo, ma l'abbiamo vissuto perché ce l'hanno tramandato. Ecco, dobbiamo tramandare questa storia che è la storia del non dobbiamo farci prendere dall'odio. Dobbiamo volerci bene. Questa è la penitenza che il mio prete mi ha detto di fare, io l'ho fatta e sono a posto. Cosa devo fare? Devo stringere i denti? Sì, aspetta, stiamo arrivando. Siccome siete un popolo culturale, ho visto, io verrei qua in questa parrocchia qua, anche perché mi ha detto che si fa da mangiare, quindi. Abbiamo fatto questa canzone, è in dialetto, quindi non abbiamo fatto in tempo a mettere i sottotitoli. Se volete poi la rifacciamo e vi spieghiamo in italiano per chi non capisce, ma il vero problema non è tanto perché qualcuno di voi non capisca, è che chi la canta non lo capisce neanche lui il dialetto. Prego Alberto, figurati. No, era per cercare un po' di sdrammatizzare. Perfetto, allora siamo pronti per questa canzone con la quale vi salutiamo, vi ringraziamo veramente perché siete stati veramente, veramente accoglienti. Se c'è un modo, un gesto per indicare l'accoglienza, è quella che abbiamo vissuto qua oggi. Grazie, grazie di cuore e vi salutiamo con L'era l'alba. L'era un dì come tanti altri, l'alba la tardava a spuntare, il cielo era gris, quasi a presagire una triste realtà. I cavalanti cominciavano a passare sotto l'asfalto, i cavalli battevano i socu come a vorer. Ulpa e risveglia,
oh alba, triste messaggera, mai che lì pudarem scurtar. Eran cimbagai, gaiard e fort, in sta condanna mort, condanna mort. En cresciuti in Brianza, terra della lavoratura, gente che guadagnava il pan con tanto sudor. Vure ven la sua terra dall'invasur libera, e proprio per quest in sta condanna. Oh alba, triste messaggera, mai che lì pudarem scurtar. Eran cimbagai, gaiard e fort, in sta condanna, condanna a mort, condanna a mort. L'era l'alba, lontan dal 2 de febbraio. Alba misteriosa, tu sola al patibul ti accompagna su dell'urte veglia. L'era l'alba, lontan dal 2 de febbraio. Alba misteriosa, e con una man e con la tua breva, che dall'ultima carezza, oh alba, triste messaggera, mai che lì pudarem scurtar. Eran cimbagai, gaiard e fort, in sta condanna, condanna a mort. Condanna a mort, condanna a mort. Grazie. Grazie. Allora, grazie, abbiamo finito, giuro, veramente, però siccome mi hanno detto che si deve far così, allora facciamo così. Monica, fisarmonica, canto ritmica, il nostro coro, noi non abbiamo i 4+4 di due di Noro Orlandi, ma abbiamo i nipoti di Noro Orlandi. Beppe e Giovanni al coro. L'Emanuela alle tastiere. Detta anche santa, perché è la moglie di chi scrive i testi, Maurizio, e di quello che scrive i testi, suona il basso, la chitarra, fa tutto, paga per fare queste cose qui, però fa tutto lui, Alberto. Lui è quello che ci dà la dritta, che se non ci fosse lui, ragazzi, noi canteremo il ballo del qua qua. Roberto alla chitarra, la spina dorsale, avete sentito cosa riesce a fare con quelle sei corde, Massimo. Noi siamo gli Ichiche, la grande anima Mahatma Renato Parma.
Va bene, grazie di cuore, buona serata a tutti. Siccome non c'è il bigino, dovete leggere, perché l'anno prossimo veniamo qua e ci fate il riassunto. Se no, pensavate di condirvi via così. Quindi mi raccomando, studiate, studiate, studiate. Grazie e buonanotte a tutti. Grazie Luca, grazie Fabio. No, chiaro, l'invito adesso a uscire e comprare almeno 200 libri a testa. Bene, grazie a voi, grazie a chi ha organizzato questa serata. Sindaco di Veduggio, mi pare voglia dire una parola di ringraziamento, essendo Don Mario cittadino di Veduggio. Mi sono proprio offerto per dire due parole. Grazie Don Claudio, sempre molto gentile. No, grazie a tutti, molto bravi. Vabbè, vi rubo solo due minuti. No, non faccio come Rosa. No? Però stasera mi è passato davanti un bravissima oltretutto. No, bravissima, devo dire. Mi è passato davanti un po' la mia vita, perché Rosa era la mia maestra delle elementari. E quindi mi sentivo un po' alle lezioni. Ma povera veramente, dici, ha iniziato male. La prima cosa non gli è riuscita molto bene. Pazienza, poi si è ripresa poi. No, davvero, grazie mille per il vostro gruppo, per tutto quello che fate, per la memoria di Don Mario che portate avanti. Avete citato stasera tante volte sono state citate due cose, due figure femminili che io ho conosciuto. Si parlava della sorella Giovannina, io l'ho conosciuta come zia Giovannina. Ecco, questa cosa l'ho già detta qualche volta, no? Però vabbè, divento vecchio e dico sempre le stesse cose, ma è normale che sia così. Una battuta, posso? Un inciso. L'altra sera abbiamo fatto il consiglio comunale. E alla fine del consiglio comunale, Rosa c'è sempre il consiglio comunale, ho detto, vabbè, racconti a tutto, perché poi do sempre del lei, era la mia maestra e do del lei, giustamente. Racconti ai consiglieri cosa c'è sabato sera, in modo tale che si presenta la serata, e lei ha raccontato cos'era questa sera, e ha detto, poi ci sarà soprattutto un gruppo di Brentana, un gruppo di ragazzi che 20 anni fa hanno scritto queste canzoni. E io dico, però se sono ragazzi che 20 anni fa hanno scritto questa canzone, che avranno la mia età, insomma. In effetti, no, però siete proprio dei ragazzi come me, insomma. Ecco. Chiuso l'inciso. Dicevo, queste due figure, che sono la zia Giovannina, che io mi ricordo quando ero piccolino, e la zia Giovannina era lì da adesso vedo Pier Mario, no? Andava da Irma, Leonardo, Enrico a comprare e da bere, no? Ecco. E quindi c'era la zia Giovannina, io ero piccolino, sentivo la zia Giovannina che gli raccontava mia mamma di Don Mario, eccetera. Quindi già questo odore di santità, capivo poco, già capisco poco anche adesso, ma allora capivo ancora meno, però già mi entrava nell'orecchio questo odore di santità di quest'uomo. E l'altra figura invece, si è citato Don Dionigi Tettamanzi, ecco, io mi ricordo benissimo la zia Caterina. Lui veniva a Veduggio a trovare la sua zia Caterina, che abitava nella corte vicino a mia zia. Ogni tanto Caterina arrivava lì, faceva la sarta. Allora Caterina, ma va, eccetera, eccetera. E quindi ho in mente queste due figure, di queste due signore single, mi hanno fatto passare un po' davanti tutta la mia vita di quando ero piccolino, insomma, come è cambiata la realtà da allora. Bene. Finisco qui con le mie due parole. Ho parlato troppo, Don Claudio, si è pentito. Ecco, il giusto. Bene. Quindi ringrazio ancora tutti per la serata. E spero che ci siano altre serate davvero, altri libri per la memoria di questo nostro beato che noi orgogliosamente sentiamo nel cuore come cittadini di Veduggio. Grazie ancora a tutti.